Il Papa Francesco, dimostrando con ciò grande saggezza e grande capacità di guardare in avanti nel futuro, vuole rinverdire la tradizione di pensiero economico francescana, perché per troppo tempo è stata, tra virgolette, maltrattata. Ma si deve sapere, e il Papa ci tiene a farlo sapere, che l'organizzazione economica delle nostre società moderne è stata tutta pensata dai francescani tra il 1300 e il 1400. Sono stati loro i primi creatori delle banche. Pensiamo ai Monti di Pietà, ai Monti Frumentari, ai Monti del Patrimonio e via discorrendo. Sono loro che hanno organizzato l'attività economica perché questa raggiungesse un fine specifico, e cioè il bene comune. Poi, a partire dal 1600, questa tradizione di pensiero è scomparsa dall'orizzonte ed è stata sostituita da altre che hanno generato frutti ma anche disastri, come oggi stiamo vedendo. Allora il Papa ha voluto chiamarlo economia di Francesco, nel senso di San Francesco, non del suo nome ovviamente, per dire occorre tornare alle origini, nel senso cioè di riscoprire che il valore dell'azione economica è nella tensione verso il bene comune, che è il bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo nelle sue plurime dimensioni. Questo era presente, ripeto, fino a tutto il 1500, basta leggere i libri e la pubblicistica dell'epoca, ma poi è andato disperso. L'attuale organizzazione economica a livello sia di singole nazioni, pensiamo al caso dell'Italia, e anche a livello mondiale, non è più in grado di soddisfare le esigenze di una popolazione che è in continuo aumento e soprattutto di ristabilire l'equilibrio tra la dimensione ecologica e quella economica. Questo ormai è un fatto da tutti accettato, solo una persona irresponsabile potrebbe negare le grosse problematiche che agitano le nostre società. Quello su cui però non c'è accordo è come uscire. Ebbene, con questa iniziativa Economia di Francesco, Papa Francesco vuole dare un messaggio chiaro. C'è un modo di uscire, che è quello di ricategorizzare tutta una serie di concetti che vengono dati per scontati, presi come ovvi, e che invece non sono. Ad esempio, uno, l'identificazione del concetto di valore con il concetto di prezzo. Ma mica tutto ciò che ha valore ha anche il prezzo. Ci sono tante cose di cui noi abbiamo necessità che non hanno un prezzo, ad esempio i beni relazionali. Pensiamo ai beni di cura, non hanno un prezzo, che entrano cioè nel calcolo del prodotto interno lordo, eppure hanno un valore. E quale lavoro? Pensiamo all'amicizia sociale di cui parla Papa Francesco nell'ultima enciclica. L'amicizia sociale non ha un prezzo e quindi non appare nel PIL. Questa situazione che si è venuta a determinare per una pluralità di ragioni ha causato una disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e delle ricchezze tra paesi e anche all'interno dei paesi mai vista in precedenza. Fino a 40-50 anni fa si diceva ci sono i paesi ricchi e i paesi poveri, cioè la disuguaglianza era declinata a livello transnazionale, tra nazioni. La novità di oggi è che le disuguaglianze stanno dentro anche le nazioni cosiddette ricche. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo all'America e così via. Un dato recente è stimato dall'OCSE, che è l'organizzazione che ha sede a Parigi, ha stimato che le 100 economie più grosse, più potenti a livello mondiale vedono 65 tra le 100 che sono grosse corporation, grosse multinazionali, e 35 nazioni del mondo. Che vuol dire che oggi abbiamo delle imprese che hanno una ricchezza di gran lunga superiore a quella di tanti stati. Ad esempio le 5 imprese della Silicon Valley hanno una capitalizzazione che supera quanto un paese quale il Portogallo addirittura e altri di quella dimensione sono in grado di produrre. E allora di fronte a questo il Papa dice non è possibile chiudere gli occhi e pensare
di aggiustare le cose con gli strumenti del passato, cioè quelli della redistribuzione, cioè quelli della tassazione. Non si va lontano con la tassazione, tu puoi anche tassare di più quelli. Il problema è di agire a monte, non sulla redistribuzione, ma sulla predistribuzione. Questa è la grande sfida, perché fino a che si dice, togliamo un po' i ricchi per dare ai poveri, per accontentare le masse e per far tacere il grido della coscienza che ognuno ha, tutto l'accetta. Perché se io a un ricco gli porto via anche il 10%, il 20% rimane ricco come prima, perché dopo qualche anno li ricostituisce e quindi siamo di nuovo da capo. Eppure quanta gente, anche dentro il mondo cattolico, ragiona in maniera sbagliata. Quello che va cambiato è il momento precedente, quello cioè che determina la produzione del reddito della ricchezza. Ecco perché si parla di misure predistributive, che vuol dire bisogna cambiare le regole del gioco, sia economico, ma soprattutto le regole del gioco finanziario.